a dare importanza a questo evento e a tutta la vicenda che appunto ci sta dietro, come voi ben sapete, abbiamo qua tre nostri parlamentari, che sono Andrea Cioffi della Commissione Lavori Pubblici al Senato, Luigi Gaetti, vicepresidente della Commissione Antimafia al Senato, e Riccardo Luti della Commissione Antimafia alla Camera dei Deputati. Noi siamo qui appunto per raccontarvi, ognuno di noi vi dirà qualcosa e spiegherà il nostro punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto appunto il fascitore lombardo in questi giorni. Allora, noi chiediamo le dimissioni di Maroni. Chiediamo le dimissioni di Maroni in quanto ci siamo stupiti che Maroni sia stupito di quanto è successo. Noi ci chiediamo, ma Maroni fino adesso dove ha vissuto? Noi in Commissione Antimafia abbiamo più volte posto l'attenzione e cercato di far capire il problema degli appalti, della gestione dei lavori pubblici di infrastrutture lombarde, chiedendo maggiori controlli, chiedendo moralità e legalità nella concessione degli appalti. Siamo restati inascoltati, abbiamo paventato il rischio di illecità nella gestione degli appalti pubblici, dei lavori pubblici della Regione Lombardia, e nessuno ha detto niente. E infatti poi è successo questo. E inoltre Maroni ha detto che questa è una vicenda del passato. In realtà non è assolutamente del passato, perché Infrastrutture Lombarde gestisce lavori oggi tra i più importanti della Regione Lombardia, gestisce milioni di euro di lavori pubblici, pensiamo alla sanità, pensiamo alle autostrade, alla Brebevi, alla TEM, alla Pedemontana, quindi è una vicenda ospedali per quanto riguarda la sanità, quindi è una vicenda attualissima, non riguarda la scorsa legislatura, anche perché Maroni, la Lega, la scorsa legislatura era a governare la Regione Lombardia, quindi anche loro sono pienamente coinvolti in questo. Inoltre Maroni proprio ieri ha nominato Robuschi come sostituto di Porro, ha nominato il suo collaboratore, cioè abbiamo una persona implicata in queste vicende e Maroni, per dare continuità ai lavori, come scusa di continuità ai lavori, nomina il suo collaboratore, cioè lui non sapeva niente, il suo collaboratore, di quanto succedeva. Quindi questo noi ci chiediamo, ma è un segno di continuità dei lavori o un messaggio di continuità, nel senso di dire noi facciamo ancora quello che come quello che è sempre stato. È una continuità, quale continuità? Nei lavori o nel sistema che si era creato? Quindi noi, e soprattutto alla luce di stamattina, che riteniamo inaccettabile che Maroni non sia venuto subito, doveva correre qui in Consiglio regionale alle 10 a spiegarci, invece ha avuto un impegno istituzionale. Quindi questo è una grave mancanza di rispetto del Presidente Maroni per il Consiglio regionale. Quindi alla luce di questo noi chiediamo le sue dimissioni. E chiediamo le dimissioni di Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale, in quanto così a priori ha difeso a spada tratta queste persone arrestate ed indagate, lui che è rappresentante dell'organo istituzionale più importante di Regione Lombardia, avere questa presa di posizione così forte così diciamo inaccettabile. Per cui per noi anche Raffaele Cattaneo deve dimettersi. Adesso cedo la parola a... Posso fare una domanda? Sì. Maroni era un appuntamento a Confindustria stamattina? Sì. Forse perché il presidente di Confindustria ha detto che Expo deve continuare nonostante esatto, tutto. Questo è veramente inaccettabile. Si è schierato. Insomma. Esatto. Anche il presidente di Confindustria. Allora, cominciamo con gli altri interventi. Io do la parola ad Andrea Cioffi, che è nostro commissario al Senato per lavori pubblici. Grazie. Alcune cose abbiamo notato, alcune cose semplici, aggiunge assunto semplici. Devi aumentare un po' il volume. Devi alzare, avvicina un più. Avvicina la voce. Qua non abbiamo i potenti mezzi del Senato. Però vedi, i potenti mezzi della Regione Lombardia rispetto alla Campania si deve essere diversamente, non meglio, a parte le battute. Allora, noi che cosa abbiamo visto? Semplicemente, con la dichiarazione di grande evento di Expo 2007, siamo entrati nella gestione dei grandi eventi dell'era Bertolaso. Questo che cosa ha prodotto? Semplicemente, una deroga a 139 articoli di legge per accelerare le cose. Di questi 139 articoli, ben 44 sono articoli del codice dei contratti degli appalti. Quindi noi andiamo in deroga e con queste deroghe si creano problemi. Quindi è semplice, no? Questa visione. Perché noi dobbiamo continuamente andare in deroga delle leggi perché dobbiamo raggiungere degli obiettivi? Sarebbe opportuno fare le cose in tempo e ancora una volta ci troviamo in questo loop, che è lo stesso loop dell'era Bertolaso. Per non parlare poi
dell'operazione, diciamo, sulla rendita fondiaria, che è sempre lo stesso problema che avviene in tutta Italia sui piani regolatori. Se noi sappiamo che per la prima volta nella storia di tutte le esposizioni universali Expo Milano è stata fatta su un suolo privato, non era mai successo che venisse fatta su un suolo privato, e l'Agenzia del Demanio ci dice che quel suolo, se fosse rimasto suolo agricolo, avrebbe avuto un valore economico di 10 euro al metro quadrato, ma se fosse diventato zona D, cioè zona industriale commerciale, avrebbe avuto un valore di 163 euro al metro quadrato. Abbiamo pagato questo suolo 163 milioni di euro, e in quei 163 milioni di euro ci sta un'area che era della fiera e un'area che era di un privato. Quindi ancora una volta vince la rendita fondiaria. Queste piccole cose semplici ci fanno capire quali sono i reali giochi che ci sono sotto Expo e sotto la forza di Expo. Noi urbanizziamo un'area con i soldi dello Stato, i soldi di cui sono 1,3 miliardi complesso dei soldi che si vengono spesi, di cui 900 milioni ci rimette lo Stato e 400 ci rimette la Regione, la Camera di Commercio e tutto il resto. Urbanizziamo quest'area che è di Arexpo ed è stata data in concessione a Expo fino al giugno 2016. E dopo che cosa faranno su quest'area? Come valorizzeremo, perché usano sempre questa parola, valorizzare quest'area? Chi ne avrà un guadagno? Ecco, chiediamoci queste cose, queste semplici cose. Io volevo dare semplicemente una riflessione. Senato? Sì, Senato, Luigi Canetti, Commissione Antimafia. La riflessione che volevo fare è esattamente questa. Il numero dei controlli che si stanno creando proprio per evitare le infiltrazioni mafiose. Quindi si è creato un comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. Si sono creati già la seconda edizione delle loro linee guida, si sono creati dei piani di controllo di cantiere, si sono intervenute con la prefettura, con GIGSEX, la DIA che fa i controlli insieme al DNA, le forze dell'ordine, il gruppo ispettivo antimafia e con tutte le procedure che esse ne conseguono. Ecco, questo per dire che quanto così tante strutture entrano, quanti sono i controlli che si devono fare, evidentemente c'è un problema. C'è un problema sia a monte, nel senso che veramente qualcosa non quadra, sia poi un problema a coordinare tutto questo. E infatti anche tutto il discorso delle white list, cioè tutte quelle ditte che devono essere inserite volontariamente, che non hanno problemi antimafia, con delle diversità fra città e città. Ecco, quindi questo capite bene che se c'è tutto questo è perché sotto ci sono delle grosse problematiche e tutti questi enti non sono in grado di risolvere. Grazie. A proposito della vicenda Expo, quando Letta si è insediato e è diventato Premier, disse: la criminalità e le mafie non pensino che l'Expo sia l'occasione di avere mano libera, saremo duri e inflessibili. Dopo una settimana il governo aveva chiuso la direzione investigativa antimafia a Malpensa, questo già è indice della situazione. Subito dopo, nel 2012, ricordiamo che c'era stato un camion che era sfondato uno dei cantieri dove c'era uno, dove è stato rubato uno dei mezzi di un'azienda che aveva vinto uno degli appalti. E ricordiamo anche che nella scorsa legislatura, nella commissione bicamerale sulle ecomafie, era stato detto ed affermato che quasi il 100% dei cantieri in Lombardia, relativamente al movimento Terra, era in mano all'Andrangheta. Ora, bastano queste considerazioni, oltre tutte quelle che sono state e si possono fare dopo le vicende degli arresti di infrastrutture lombarde, per capire che in realtà ormai in Lombardia, così come in tantissime altre zone d'Italia, non c'è più un problema di infiltrazioni mafiose, perché questo è un dato di fatto. Forse, a mio parere, ci sono al massimo delle infiltrazioni di legalità, e questo è il vero scandalo, perché ci sono delle infiltrazioni di legalità che quasi danno fastidio a un sistema che campa sul silenzio dei cittadini e spesso dei media, che non si accorgono di quello scandalo che sta accadendo qui a Milano, in Lombardia e in tutta Italia, con la politica che va a braccetto con la mafia,
con le mafie. E questo è la stessa cosa che è capitato 20-30 anni fa in Sicilia e nei territori del sud, e che nonostante tutto quello che è accaduto si sta riversando in forme diverse in giacca e cravatta in Lombardia e a Milano. Semplicemente noi quando siamo entrati, Stefano Buffagni, Regione Lombardia, noi quando siamo entrati in questo palazzo abbiamo iniziato subito a denunciare tutta una serie di storture di questo sistema formigoniano che si è diventato negli anni, 18 anni di un impero, sono difficili da distruggere, e di certo Maroni non è il cambiamento, perché sta dimostrando nei fatti che sta semplicemente tutelando le forze politiche che hanno governato con Formigoni, dato che la sua Lega ne faceva parte. Noi siamo andati a fare un tour ai City Expo e ci hanno deriso tutti, oggi i fatti dicono che evidentemente avevamo ragione, però insomma l'importante è che alla fine tutti arrivino sulle nostre posizioni. Però mi sento di lanciare un messaggio chiaro a Maroni e a Cattaneo, ovvero noi siamo qua a fare opposizione vera, forse siamo l'unica opposizione che c'è in questo palazzo, continueremo a controllare le strutture perché noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nella sanità, stiamo portando avanti indagini e approfondimenti di natura politica con tutti gli strumenti amministrativi che abbiamo a disposizione per tutta una serie di bandi e appalti che ci sono e che sono secondo noi pericolosissimi, dove ci sono sempre le stesse aziende che partecipano, si spartiscono le vittorie degli appalti e la cosa, insomma, la casualità io non ci credo molto e quindi siamo molto preoccupati, ma siamo qui a rompere le scatole perché non molliamo facilmente. Dario Violi, noi con uno spray settimana scorsa abbiamo fatto un intervento contro il parassitismo di questo palazzo. Parassitismo di una politica che si attacca ai soldi e che gestisce i soldi come se fosse un affare proprio. Abbiamo letto nelle varie cronache dei conflitti di interessi, quando diciamo che sono tutti uguali, non siamo solo noi a dirlo, sono i fatti che lo provano. Provano che ci sono consulenze milionarie a due avvocati, uno che poi lavorava per Impregilo, azienda notoriamente vicina al centrodestra, e uno che lavorava per CMB, una delle tante cooperative rosse che lavorano su appalti di infrastrutture lombarde. Quindi noi siamo qua a denunciare queste cose, sono tutti uguali. Si spartiscono la torta, si spartiscono gli affari, cercano in modo unitario di convincerci che qualsiasi strada, autostrada, infrastruttura sia necessaria, ma poi vediamo quei fatti per chi è necessaria. È necessaria per le imprese degli amici che guadagnano, devastando il territorio e lasciando debiti o pezzi diroccati nelle campagne attorno alle città. Quindi questo noi è quello che vogliamo denunciare. C'è collusione. Questi due avvocati, lo diceva un'informativa della Guardia di Finanza nel 2012, che erano in conflitto di interessi, nessuno ha mosso un dito. Finché non siamo entrati qua noi, maggioranza e opposizione andavano a braccetto e nessuno andava ad approfondire quello che già la Guardia di Finanza, facendo il proprio lavoro, denunciava. Quindi oggi ci siamo, ribadiamo la nostra presenza, senza di noi, anzi con noi, non possono assolutamente dormire sonni tranquilli. Grazie. Stiamo assistendo, deve interessare prima di tutto tutti i cittadini lombardi, perché non si deve pensare che è un qualcosa di estraneo, qualcosa che ci riguarda quando avvengono arresti così importanti ai vertici di una società interamente partecipata da Regione Lombardia. E siamo sempre di fronte al solito intreccio insano che purtroppo è sistematico all'interno di questa regione e che noi intendiamo rompere definitivamente fra manager di enti pubblici, Regione Lombardia e Compagnia delle Opere, perché adesso cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Non dobbiamo avere paura di dire le cose come stanno. L'ipocrisia della politica partitica che consente, per questo noi diciamo tutti a casa, perché con questa classe dirigente della politica partitica non andremo da nessuna parte. Bisogna riportare l'onestà all'interno delle istituzioni, riportare i cittadini comuni a interessarsi delle questioni del bene pubblico, il nostro bene, quello che è di nostra proprietà. E quindi anche questa falsissima, oserei dire fetida, riverginazio siglata dalla stretta di mano fra Maroni e Pisapia sull'affare Expo, che vuole archiviare la questione degli arresti come se
gli arresti di infrastrutture lombarde non ingenerassero in un cittadino informato il legittimo sospetto di collusioni anche sulle opere Expo. Questo noi intendiamo ribadirlo nonostante le numerose censure, perché il cittadino deve finalmente reagire e chiederemo mobilitazioni continue contro questo sistematico impianto di corruzione che avviene in Regione Lombardia, ma è speculare rispetto a quello che accade nel nostro paese. Brava. Regione Lombardia. Allora, io direi una cosa molto semplice: Maroni ha promesso discontinuità, ma non ha, è passato un anno, non ha detto la sua giunta, non c'è alcuna discontinuità su gran parte di ciò che fa. Io vorrei parlarvi brevemente di una delle promesse che lui ha fatto, una maggiore trasparenza. La trasparenza sembra una moda intellettuale, in realtà è un concetto fondamentale per portare un maggior controllo dei cittadini sulla cosa pubblica. Vi faccio solo due esempi. Io ho chiesto informazioni, ovviamente con strumenti ufficiali, Caler Milano, non mi hanno neanche risposto. Ho chiesto documentazione Lombardia Informatica, mi hanno preso in giro per mesi mandandomi pezzettini di carta, infine mandandomi dei documenti coperti da omissis, cosa assolutamente illegale. Ho dovuto fare un ricorso al difensore regionale. Non so se avete mai sentito una cosa del genere. Quindi continuano a gestire le cose come se fosse cosa loro e non cosa pubblica, negano informazioni all'esterno. Noi abbiamo fatto anche uno studio sulla ottemperanza, sul rispetto di normative di un anno fa sulla trasparenza imposta alle pubbliche amministrazioni, e la Regione Lombardia, con il sistema regionale di enti e fondazioni, è largamente deficitaria su questo fronte. Sente poco? Si riesce ad alzare un po'? Vabbè, dai. Solo due aggiunte. Oggi questi scandali hanno dimostrato che davvero sono tutti compatti gli uni con gli altri. Pensate al presidente del Consiglio regionale Cattaneo, il quale fino alla legislatura precedente era il presidente dell'organo di sorveglianza di infrastrutture lombarde e quindi non poteva non sapere. Oggi lo è del Tenno e quindi anche lui è coinvolto in primis in questa situazione, e lo sono anche gli altri consiglieri dell'organismo di sorveglianza, e quindi Altitonante, e quindi Latoia, e quindi Anelli, che anche loro vogliamo sapere che cosa hanno fatto dentro il Consiglio di sorveglianza di infrastrutture lombarde. Non solo, abbiamo un presidente di Confindustria che si permette di dire che adesso basta nuove indagini della magistratura perché dobbiamo proseguire quei lavori, in totale spregio agli imprenditori onesti che lavorano nella legalità. E queste sono le persone che vogliono difendere i lavoratori e gli imprenditori. Per farlo dobbiamo invece liberarci della zavorra che è la corruzione, il malaffare, gli appalti con la discrezionalità di cui ormai siamo a conoscenza, che in realtà fanno crollare le imprese serie e che danno da lavoro onesto. E quindi chiediamo le dimissioni di questi personaggi che hanno saputo solo cogliere un aspetto del Movimento 5 Stelle quando chiedeva Expo diffusa e sostenibile. L'hanno diffusa, questo sì, hanno diffuso in tutte le province lombarde, tutte, il malaffare e la discrezionalità degli appalti. La Cremona Mantova è sotto indagine, dove c'è sotto indagine anche il polo ospedaliero di Mantova, a Monza e Brianza, dove c'è il San Gerardo coinvolto, a Pavia, a Bergamo per i riuniti, a Brescia, ogni provincia lombarda è coinvolta in questo scempio. Questo sì, sono riusciti ad essere davvero attenti e diffusi in quest'opera magnifica. Adesso lasciamo spazio alle vostre domande. Una domanda. A livello nazionale, grazie al Movimento 5 Stelle, è stata introdotta questa normativa secondo cui il politico non può dire più che non sapeva. Il caso locale è applicabile per la Regione Lombardia su questa cosa? Cioè Maroni può continuare a dire ma io non sapevo? Cioè gli verrà riconosciuta una responsabilità politica direttamente grazie a questa norma che viene introdotta? Adesso non so chi mi voglia rispondere. Penso che la responsabilità politica è assolutamente in capo a chi governa una regione e quindi non si può assolutamente sottrarre alla responsabilità.
noi continuiamo a volte a confondere la responsabilità amministrativa con la responsabilità politica. La responsabilità politica è ovviamente più alta e non può essere disgiunta. Quindi non si può dire questa è una cosa che ha fatto quello che c'era prima di me, a parte che stavano insieme con qualcuno, già l'ha detto prima. Ma la responsabilità politica è assolutamente in carico a colui che rappresenta tutti i cittadini, quindi non è assolutamente pensabile che ci si cambi fuori da una cosa del genere. Da qui la ratio delle dimissioni dell'intera giunta richiesta. Ma posso aggiungerti una cosa? Certo. La responsabilità c'è nel momento in cui l'attuale arrestato, ex DG di Infrastrutture Lombarde, era appena stato lanciato, proposto come subcommissario all'Expo in rappresentanza della Regione Lombardia. Questa persona era già stata raggiunta da, appunto, da avvisi, da richieste di indagini, insomma tutta una serie di accertamenti li aveva ricevuti, allora noi per difenderlo cosa abbiamo fatto? Volevamo candidarlo come subcommissario Expo. Mi sembra che la responsabilità ci sia, tant'è che Maroni appena è successo l'arresto ha detto no ma non era vero, l'hanno scritto i giornali, dopodiché gli hanno fatto notare che le aveva dette lui queste cose, allora ha corretto dicendo me ne assumo la responsabilità politica. Ecco, si cambia come le bandieruole. Noi crediamo che per ridare valore alle istituzioni, come ci chiedono sempre dentro questo palazzo, bisogna fare in modo che le parole diano seguito ai fatti e viceversa. Invece qui si racconta le favole e poi si procede per la propria strada. Questo è un problema secondo noi di coerenza che manca credo sia a livello nazionale e anche qui insomma mi pare evidente. A posto? Abbiamo. Grazie. 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 Io ho una domanda, Buffagni. Vabbè. Aspetta.